Buongiorno amici di Tecnoandroid, siamo qui al Mobile World Congress di Barcellona e stiamo provando per la prima volta con mano l'Asus Zenfone 2 che come vedete riprende diciamo il design del suo predecessore, il Zenfone 1 e introduce alcune novità. Come per esempio i tasti posteriori che abbiamo già visto su LG G2 e G3 e con una differenza però che il tasto power non è posizionato sul retro ma nella parte superiore del dispositivo. Un ultimo dispositivo, quello lanciato da Asus quest'anno, ha un processore quad core Intel a 64 bit Z3650 o 3580 a seconda diciamo del mercato. Vediamo poi troviamo poi altre caratteristiche come quella di 2 o 4 giga di RAM con memoria espandibile fino a 64 giga. Il display è da 5,5 pollici full HD. La fotocamera anteriore è da 5 megapixel mentre quella posteriore è da 13 con apertura focale 2.0, quindi diciamo una buona apertura focale per fare foto molto nitide, molto luminose. Particolare l'interfaccia lanciata da Asus sui quei nuovi dispositivi, che è la nuova Zenui, che è molto personalizzabile, infatti come potete vedere è possibile anche cambiare le icone, gli effetti diciamo dello scroll eccetera e tutte le altre cose. Il sistema operativo è Android Lollipop, infatti come possiamo vedere dalle impostazioni del dispositivo, la 5.0, il kernel è il 3.10.20 e quindi diciamo un bel dispositivo, quello fatto da Asus, molto sottile e elegante. Infine diciamo che la batteria è da 3000 mAh diciamo riesce a portarci per un'intera giornata diciamo ad utilizzarlo. Questo è tutto amici di Tecnoandroid, continuate a seguirci sul nostro canale YouTube e sul sito.